Buonasera a tutti dalla voce di chi non ha voce. Sono qui per parlarvi del preservativo. Sembra incredibile perché siamo nel 2019, ma occorre ancora parlare di metodi contraccettivi perché c'è un'ignoranza spaventosa sull'argomento. Qual è il classico discorso che si ascolta in giro? Ma io sono molto conoscitore del mio corpo, sono molto esperto e quindi mediante il coito interrotto, sono sicuro di non mettere incinta nessuna donna. E fanno simili discorsi anche molte donne, ma io mi fido di lui. Mi sono reso conto che è esperto, ci sa fare, in effetti non ha mai eiaculato dentro di me, è riuscito sempre a uscire in tempo col suo membro, e quindi sono tranquilla. Non c'è nessuna possibilità che mi ingravidi. Ecco, questa si chiama ignoranza, perché il problema del coito interrotto non è che alle volte l'uomo può non fare in tempo, a parte che può capitare, eh? Un uomo può anche essere sempre in grado di uscire in tempo, ma una volta su mille potrebbe non riuscirci. Ma non è quello il problema, anche se l'uomo riuscisse sempre ad estrarre il proprio membro prima di venire, c'è un altro aspetto che voi non conoscete o che sottovalutate, ovvero non è necessario l'orgasmo per mettere incinta una donna. Che nutriziona! È bello che molti non lo sanno. Un uomo può anche non avere nessun orgasmo e mettere incinta una donna. Sapete perché? Perché anche molto prima dell'orgasmo, della venuta, fuoriesce dal pene, dal membro maschile, un liquido, delle piccole gocce di liquido. Ed è il liquido pre-seminale. Potreste anche definire pre-orgasmo, ma può anche essere mezz'ora prima, 10 minuti prima, 5 minuti prima. Sono delle piccole goccioline trasparenti che di per sé non contengono spermatozoi. Però, siccome provengono dal vostro organismo, ok? Durante la fuoriuscita di questo liquido porta con sé eventuali spermatozoi che ci sono all'interno del pene. Possono rimanere all'interno del pene degli spermatozoi, che non sono magari fuoriusciti del tutto, in orgasmi precedenti, e questo liquido preseminale può portare fuori questi spermatozoi ancora vivi. Perché se lo spermatozoo muore al contatto dell'aria in pochissimi secondi, dentro al pene rimane in vita. È chiaro che la percentuale di spermatozoi è molto minima in quel liquido rispetto alla percentuale di spermatozoi presente durante l'eiaculazione. Quindi il rischio di ingravidare, la possibilità di fecondare è ridotta rispetto a quando si viene, ma c'è. E allora voi volete rischiare? Non è che la conseguenza eventuale, se vi va male, è prendere un raffreddore o prendervi l'influenza, e far nascere una creatura. E allora io ci penserei bene. Ah, però è brutto, il preservativo è fastidioso, non mi piace, è più bello senza. E voi, in nome di un piacere, di un presunto godimento maggiore, volete rischiare? Il coito interrotto non è un metodo contraccettivo, è rischioso. Io conoscevo una ragazza che a 19 anni è rimasta incinta così. E da mesi mi diceva: ma io utilizzo quel metodo, l'ho fatto centinaia di volte e non sono mai rimasta incinta. Beh, dopo un mese, sai, Enrico, sono rimasta incinta. Non è sicuro. Non c'entra niente l'esperienza, perché quel liquido esce al di là della vostra volontà. E anche se il rischio è più basso rispetto al venire dentro una donna con l'orgasmo, il rischio c'è. Quindi non utilizzate quel metodo, ok? Certo, qualcuno potrebbe dire: vabbè, se utilizzo il coito interrotto durante un periodo in cui la donna non è fertile, il rischio è ancora minore. Beh, certo, però attenzione, molti non sanno che i giorni sono affidabili, i cosiddetti giorni più fertili e meno fertili, se la donna ha il ciclo regolare. Quando il ciclo non è regolare, si falsa completamente quel discorso. Può addirittura avvenire che il giorno prima delle mestruazioni la donna sia feconda, perché se una non ha il ciclo regolare, non ha la cosiddetta ovulazione nei giorni che normalmente si hanno. Quindi quello vale solamente se si ha un ciclo regolarissimo. Quindi stiamo attenti anche in quel senso lì. Io, nella mia esperienza di vita, praticamente in 30 anni di vita, ho sempre avuto rapporti sessuali col preservativo, sempre. Anche se sono stato insieme con ragazze 4-5 anni, quindi rapporti non occasionali, non ho mai voluto fare sesso senza il preservativo. Ok?
non per il problema malattia, ma perché non voglio nessun rischio di mettere incinta nessuno. Ovviamente, se fate sesso occasionale con persone che non conoscete bene, il preservativo va messo non solamente per evitare gravidanze indesiderate, ma anche per le malattie. Però bisogna essere consci di questa cosa. Ah, la mia ragazza, mi fido di lei, non ha malattie, quindi il preservativo non lo metto. Ok per le malattie, ma puoi metterla incinta se non stai attento. Quindi ricordatevi che esiste il liquido preseminale che mette incinta. È ovvio che se utilizzate il cotone interrotto in dei giorni in cui siete certi che la donna non sia feconda, ovviamente il rischio è quasi inesistente. Ma dovete sapere che il ciclo della donna deve essere perfettamente regolare, altrimenti non vale neanche quella regola lì. E nel dubbio, non fatelo mai senza preservativo, a meno che non vogliate un figlio. Se non lo volete, fatelo sempre col preservativo, a meno che lei, ovviamente, non prenda la pillola. E poi credo che sia una falsa convinzione quella secondo cui senza il preservativo, è sicuramente più piacevole. Provate a cambiare preservativi, non tutti i preservativi sono uguali, ci sono quelli più sottili, quelli effetto nude, quelli un po' più invisibili. Non è sempre uguale, forse è una vostra fissa. E anche se fosse, magari anche soggettivo, dipende anche dalla sensibilità del pene, da altri fattori, anche se fosse più piacevole senza, non è un buon motivo per farlo senza. È meglio provare un piacere, magari da 1 a 10, 9 anziché 10, ma rischiare di ingravidare, o meglio provare un leggero piacere in meno, ma senza nessun rischio di ingravidare nessuna? Riflettete, anche questo significa essere umani. Andare al di là dell'istinto più brutale e avere un minimo di raziocinio. Ma in quel momento la foga, sai com'è? No, non deve capitare. Se sei un essere umano, hai un minimo di ragione. Anche perché quante volte capita che siccome si è praticato il coito interrotto, poi magari il ciclo ritarda e sei in ansia. Perché anche se tu sei sicurissimo, no, è impossibile, no, il rischio è minimo, poi il ciclo ritarda, effettivamente sei preoccupato o preoccupato, entrambi preoccupati, fino a che il ciclo non arriva. Allora, perché non evitarsi questa ansia, questa paura, questo panico? Se usate il preservativo, non solo non mettete incinta nessuna, ma addirittura vi evitate qualsiasi preoccupazione. Allora, cerchiamo di migliorarcela la vita, cerchiamo di agevolare quello che è il nostro benessere, anziché aggiungere agli stress della vita degli stress aggiuntivi. Vi dirò di più. Se proprio volete essere saggi, se proprio volete essere davvero intelligenti, fate come me. Io, la stragrande maggioranza delle volte, non dico sempre, ma molte volte, non solo metto sempre il preservativo, ma qualche istante, qualche secondo prima di venire, quando so che sono vicino all'orgasmo, controllo che il preservativo sia intatto. E se non ho controllato, perché alle volte magari non mi va di togliere per guardare perché sono preso dal momento, allora sai cosa faccio? Vengo senza controllare che sia rotto o non rotto, ma esco, cioè non vengo rimanendo dentro la donna, anche se ho il preservativo, perché mi dico, vabbè, mettiamo che sia rotto, meglio uscire. Quindi pratico un coito interrotto col preservativo addosso, ovviamente solo quando non ho controllato. Se hai controllato un istante prima ed è integro, ovviamente non c'è pericolo. Ragionate, perché anche questo significa essere persone, altrimenti siete bestie.